siamo qui all'Ocean di Viargine a Napoli per parlare. Franz, fermati. Dopo. Sono uscite le pizze margherita, ha detto la signorina, è calda. Dopo. Cosa farebbero con un assegno in bianco? Vabbè, mo vediamoci la pizza dopo. Ah, vedi, Franz, va bene così. Facciamo così, oggi facciamo, anziché quelli della curva Ocean, facciamo quelli della pizza Ocean. Che ne dici? Meglio, indubbiamente meglio. Ok, facciamo così. Andiamo a vedere. Buon appetito. Mo mangiata la pizza. Mo possiamo parlare. Scusa, che stavi dicendo, Franz? Prima della buonissima pizza, che oggi il presidente De Laurentiis ha parlato di calciomercato. Sì. Allora siamo venuti a domandare. Ha parlato. Abbiamo dovuto domandare ai tifosi qui dell'Ocean di Argine a Napoli, loro con un assegno in bianco, cosa farebbero? Chi comprerebbero? Vediamo. Aurelio De Laurentiis firma un assegno in bianco e ve lo dà. Comprate chi volete per il Napoli, voi chi comprate? Io realisticamente un assegno in bianco comprerei Busquets, il Barcellona. Come si chiama? Vittorio, ma tu sei proprio juventino di quelli là a sfegatà? Juventino doc, 100%. E come mai? Come mai hai preso questa malattia? Mio suocero ha buttato per 30 anni salario del panchino. Ah, lui, io me lo ricordo, era un personaggio mitologico. Gira un attimo. Ibrahimovic. Ecco, io dico una sola. Paris Saint-Germain. Ah, ce la facciamo per il secondo posto? Certo, già è nostro il secondo posto. Assolutamente. Vabbè, adesso dobbiamo andare. Ma Renato, ma dov'è Renato? Guarda là dov'è Renato. Renato, noi dobbiamo andare, dobbiamo lavorare. Scusate, stiamo provando questa maglietta, molto bella. Scusate, forza Napoli, forza Napoli. E che dice a fare? Grazie a Messi, grazie a Ronaldo, grazie a... Io senza dubbi acquisterei un grosso centrocampista centrale, e per grosso centrocampista centrale intendo uno come Nangolan della Roma. Ronaldo. Stiano Ronaldo direttamente. Chiede 7. Un assegno bianco per il Napoli, un assegno bianco. Suarez. Io Claudio Ranieri. Signore, chi vi comprerebbe? Rizzoli. L'arbitro. Sì. La signora di De Laurentiis sarà pure. Vabbè, sì. Ci sono macchine che sono giù, come si chiama? Cavani. Cavani. Ma sta segno forza vedi? Cavani. Io prenderei a James Rodriguez, quello che si sta prendendo la Juve, forse si lo prenderà, non lo so se lo prenderà oppure no, però quello lì, quello è forte, è fortissimo. Abbiamo fatto l'appello, tutti quanti hanno risposto, hanno detto allora Cavani ha avuto molto successo, poi c'è Messi, Ronaldo, Neymar, Suarez, Benzema. Ma sai che ci di noi? Tu chi prenderesti? Io su questo assegno, sai che facessi? Non lo tenessi proprio per me.